Salve, sono Ciccio Sultano, ristorante Duomo a Ragusa. Dato che Ornella mi ha lanciato il guanto della sfida, io ho fatto una bella spesa, sono fiducioso. Vediamo come se la caverà. Chef, bella spesa, però qualcosa in più di giallo me la poteva mettere. Come proprio di giallo? Che fa? C'hai i peperoni, alla bottarga se la tagliamo, il limone, guarda quel bel ragusano. Sì, c'è anche però... la semola del couscous. Ok, faccio il couscous. Perfetto. Uso le verdure e uso il suo pollo. Perfetto. Va bene? Il mio pollo hai fatto un'ottima scelta. Grazie. Mi ha portata in giro per la Sicilia, io continuo in Sicilia, nel nostro territorio, con i nostri prodotti, però è una ricetta che ha origini arabe. Facciamo un po' di couscous con le verdure di stagione, le mandorle e i pinoli, che sono tre della nostra tradizione. Io ho già l'acquolina in bocca, perché okay, sono i miei gusti. Allora, peperone da arrostire, lo mettiamo in forno. Devo tagliare questo qua a cubetti, io nel frattempo taglio una zucchina. Non deve essere per forza perfettino, giusto? Un po' più piccola. Così? Sì, perfetto. Allora, l'unica cosa che sembri un carretto siciliano con tutti questi... Sembravo Santa Rosalia. Allora, sono due le cose. O mi dai del tu, o mi dai del lei. Che mi vuoi dare? No, 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 ok, del tu. Vai. Allora, un filo d'olio. Sarà alla fine, se no mi siamo mosce tutta la zucchina e non è bello. Il peperone nel frattempo ha cotto, quindi se puoi, per favore, grazie. Questo è proprio un lavoraccio proprio da garzone. Questo sarà il mio yarzune. No. Allora, nel frattempo io prenderei una padella. Metto la semola nella padella. Metto un filo d'olio nella semola, perché adesso la andiamo a tostare. Un po' di curry. Un po' di cannella macinata al momento. Posso? Sì, sì. Grazie. Questo deve essere molto grasso, sennò ti abbandono. Vai sul fuoco? Sì, sì. Secondo me è troppo. Io ti vengo dietro perché non vorrei che poi bruciamo qualcosa, la colpa è mia. Però guarda che poi può essere anche colpa tua. Allora, qui ora cosa mettiamo? Peperone. Un altro filo d'olio però prima. Tempo il couscous si tosta. Lo senti la temperatura con le mani? Sì, ancora non l'ha presa, no. Qui ho fatto un brodo con sedano, carota, cipolla classico, poi ho aggiunto un po' di cardamomo, ginepro e cannella. Sai che bisogna tostare il couscous quando si fa questo qui, come se fosse il riso. Allora, già siamo pronti con la tostatura, dobbiamo bagnare. Per evitare di perdere le verdure ci metto dentro un colino, un altro poco, un mezzo coppino. Io lo metterei sulla pentola che dà sempre vapore e rimane sempre caldo. Ok. Si riposa e bucia. E bucia. Gonfia. Tu lo vuoi molto cotto o ti piace croccante? No, io croccante, quindi direi che tra un mezzo minuto lo possiamo anche scendere. Mettiamo un po' di fiamma alta. Sì. Ok, il peperone, questo adesso che è pulito è... e non rischio di sporcarmi le ditina, lo posso fare, ce la faccio. Oh, cara, i peperoni. Sì. Peperoni. Comunque mi stai facendo lavorare un bel po', eh. Allora, il nostro pollo era sottovuoto. Intanto ti ci levo qualche peletto. Sì, bruciacchiamolo. Dai, chef, la ricetta è facile. Se c'è un amico come me, poi è facilissima la ricetta, eh. Diventa anche veloce. Sì. Ok? Ti do un po' di bergamotta. La maggiorana che non ci sta male, il rosmarino che non ci sta male, se vuoi un po' di carne, eccolo lì. Li mettiamo dalla parte della pelle o dalla carne? Dalla parte della pelle. Bravo, promossa. Ora questo qui lo mettiamo con la parte della pelle verso giù. Prendiamo un pochino, poco di aceto. Vai. Ce lo sgraniamo il couscous? Sì. Comunque io aggiungerei adesso pure le verdure. Prendiamo il pollo. A posto. Qua dentro è cotta. Ma ci siamo, chef. Questo qua è caduto. Com'è? Buonissimo.
farei giusto un minimo così, un pizzico di sale, un filo d'olio e finiamo. Allora, impiattiamolo. Mettiamo couscous qui. Couscous. Un po' di verdurine. Qualche fogliolina per decorare il nostro piatto. Ce la mettiamo qualche chicco di uvetta passolina attaccata. Qualche pinolino pure? Sì. Ok. Io direi che il nostro piatto è pronto. Voilà. Posso assaggiare? Me lo merito, ho lavorato abbastanza, sì, eh? Sì, sì. Dai. Buono. Chef, che dici? Posso assaggiarlo anch'io? Me lo concedi? Era mio, però, dai. Quindi, chef, sono promossa? Sei promossa, anche se ti ho aiutato parecchio, più che parecchio tanto, vabbè dai. Allora, un lavoro di squadra, ce l'abbiamo fatta. Complimenti chef, bene, grazie. Bene.